What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Inoltre ragazzi vi ricordo che potete dare un ulteriore supporto al canale e ai video anche con l'abbonamento. Ebbene signore e signori, eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo appunto finalmente iniziato anche questo gioco, questa parte 2. Io sono stata contenta di vedere che questa cosa sia stata accolta con grande gioia da parte di molti, veramente molti di voi, e quindi come sempre vi ringrazio ragazzi per i commenti, per i mi piace, per tutto. E che dire, io non so se sono pronta psicologicamente, adesso non ricordo ovviamente ragazzi di preciso quando ci aspetterà quello che ci aspetta, purtroppo non so se sarà in questo episodio o nel prossimo, sinceramente non ricordo temporalmente quando questa cosa accadrà. Sapete, insomma, chi conosce il gioco ragazzi sa benissimo di cosa sto parlando, è davvero tipo forse ragazzi l'unica cosa che mi è rimasta impressa nella memoria di questo gioco, perché ve l'ho già detto, l'ho giocato soltanto una volta, ma una cosa del genere è impossibile purtroppo da dimenticare. Non so appunto se sono pronta psicologicamente, sarà sicuramente dura, ma sono questi i giochi che ci piacciono per quanto possa fare male. Appunto la volta scorsa siamo stati introdotti ad un nuovo personaggio e ce l'hanno fatto anche guidare, era stata questa insomma la novità incredibile di questa parte 2 di The Last of Us, ci hanno introdotto appunto ad Abby, che è questo nuovo personaggio, una ragazza che sembrerebbe avere in mente un obiettivo ben preciso, e purtroppo l'ultima volta abbiamo visto che lei e il suo compagno, insomma, della sua combriccola, hanno scoperto la città, se vogliamo chiamarla così, comunque il luogo dove risiedono, insomma, Joel, Ellie e tutti ovviamente gli altri. Non sappiamo di preciso cosa abbia in mente Abby, temo che lo dovremo scoprire a breve, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a giocare. Non me ne frega un cazzo. Ecco. Io non ho bisogno di nessuno. Ottima introduzione. Stavo appunto per dire che l'ultima volta ci siamo salutati qui. Lei ha ben deciso comunque di andare avanti da sola, perlomeno di andare ad esplorare, insomma, questo avamposto, credo che l'abbiano chiamato, di andare, insomma, per fatti suoi, perché il suo compare le ha detto guarda che comunque quando gli altri vedranno quanto è grande quel posto comunque si tireranno indietro, cioè non è detto che vogliano seguirti ad ogni costo, e questa era insomma era il discorso. Quindi allora immagino di dover salire di qua per poter procedere, così possiamo scendere di qua e salire di qua e salire di qua e quindi avanzare, avanzare, avanzare. Mi chiedo lei cosa pensa, ovviamente di cosa pensa ragazzi di fare da sola, perché comunque mo ci vuole, cioè poi andare in situazioni ignote per conto proprio può essere abbastanza rischioso, comunque cioè non sai in cosa ti stai andando a ficcare. Però lei evidentemente ha abbastanza palle, l'avamposto non è lontano, per poterlo fare, e quindi mi ricordavo bene il termine, è stato chiamato così, avamposto, quindi dobbiamo tenere premuto cerchio per stenderci e intanto andare avanti. Si scivola giustamente sulla neve. Cioè era chiaro che la cosa non le fosse andata giù. Merda. Bisogna solo capire perché. Oddio. E questo? Vuota. Sei vivo? Ti pare vivo? È peggio del ghiacciolo. Mamma mia. Direi che è bello che è morto. Ammazza, ma sono tutti belli che morti. Quanti ce ne sono tra l'altro? La madonna, ma che cazzo è stato qua? Che è successo? Un sterminio di massa, Dio santissimo. Possiamo passare qua in mezzo? Sì. Cazzo. Oddio, ti prego, dimmi che non si sveglia. Dimmi che non si sveglia, te prego, perché mi potrebbe prendere particolarmente a male. Avanti. Però sembra veramente congelata. Ok, niente.
Una cosa del genere se la potrebbe aspettare, sicuramente. Da una situazione simile, ma va bene. Ah! Porca vacca, porca vacca, porca vacca! Ok, 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 sto premendo quadrato! Oh! Che volo, porco zio! E non è morto! Whee! Si schiva con L1. Boom! 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 Allora, dalle braccia che ha lei, sicuramente tira dei ganci belli potenti, ragazzi. Fatto sta che questo non si era tanto bernato. Allora, non abbiamo tanti colpi a disposizione, ragazzi. Direi di non sprecarli. Ecco, ne ho appena sprecato uno. Con lei, probabilmente. Aia, Soreta! E a Maneta! Con lei, urla un po'. Oh, i pugni possono andar bene. Fatto sta che qua la situazione è proprio una merda, perché se devono continuare a uscire questi stronzoni, oddio, da dove cazzo sei spuntato tu? Aia. Allora, più di una alla volta non posso, state buoni, mannaggia la miseria. Minchia, raga, comunque ammazzarli a pugni. La spalla. Non è uno scherzo, eh. Ok, possiamo equipaggiare il kit medico. R2 per poterlo utilizzare. Questo è uguale, effettivamente, al primo. D'accordo. Devo salire di più. Mi sa che dobbiamo passare di qua. Così sembra. Quindi R3 per accendere e spegnere la torcia. Anche questo è praticamente identico, ragazzi. I tasti di gioco mi sa che sono identici. Allora, qua c'è qualcuno di carino che mi aspetta. Perché mi dovrei stendere qua? Ah, perché devo passare qua sotto. Ok, si ricarica con R2. Perfetto, adesso troviamo un'uscita. Abby, non te preoccupa. Non te preoccupa di niente, va bene? Ok. Possiamo scendere di qua, quindi. Minchia, dobbiamo passare qua sotto. Non mi piace, non mi piace. Pessima idea. Infatti. Chi cazzo t'ha detto di venire fin qua da sola? Accidenti a te. Non voglio sprecare manco un colpo, ragazzi. Anche se, come sempre, la mira con l'analogico non è così semplice. Però, dai. Un colpo dritto in mezzo agli occhi. Ok. Dov'è l'avamposto? Bisogna un attimo vedere, perché qua, raga, adesso orientarsi senza avere una minima idea del posto e tutto il resto dovrebbe essere quello. Minchia, se è quello è ancora bello lontano, eh. Ok. Si scivola. Non è lontano. Non è lontano, minchia, ha detto il contrario di quello che ho detto io, porca vacca. Comunque bel barbecue. Peccato che sia qui a congelare. Di qua in mezzo agli alberi non si passa. Questo è poco ma sicuro. Devo per caso... Ah, posso entrare di qua? Sì. Non vedo niente, oddio. Fermi. Non so, tieni premuto R1, esatto, quindi anche questo comando è praticamente uguale. Muoviti in posizione accovacciata per avvicinarti silenziosamente ai nemici e premi triangolo per afferrarli. Quindi, per poterli ammazzare silenziosamente in maniera stealth. Io spero che quello stronzo non gli venga in mente di muoversi giusto adesso che sto avanzando. E non mi auguro. Vediamo un po', raga, se ce la famo per una volta. Eliminazione corruttiva. Smetti di respirare. Ecco, direttamente. Pensavo soffocasse, invece direttamente gli ha spezzato il collo. Fatto bene. Senza stare troppo a cincischiare. Perché cacchio dovremmo stare a cincischiare? Allora, qua in bagno c'è qualcosa. A parte cesso sporco, niente, va bene. Allora, vediamo se possiamo scendere. Ma direi di fare attenzione, ragazzi. Perché, ecco, immaginavo. Qua sotto c'è un altro. E questi non sono clicker. Questi sono runner. E quindi vedono perfettamente dove siamo, se abbiamo la torcia accesa. Quindi facciamo attenzione. Usiamo i sofà
come copertura. Vediamo che giro fa questo per tornare indietro. Te prego non me vede. Te prego non me vede, perché questi, raga, mi mettono un'ansia. Ammazzala. Mi mettono un'ansia sti cosi, perché ovviamente poi te corrono addosso. Ma va, per questo che si chiamano runner. Oh, ma l'ho dato pure un bel colpo per pistoletta. Oddio, che è? C'è qualcun altro qui. Vediamo intanto di prendere questo. E in questo sgabuzzino bagno c'è niente? No. Allora, l'amico Fritz è di qua. Però è girato da questa parte. Però è disperato. C'è una colica, ragazzi. Una colica in corso. Non si accorge di noi. Perfetto. Possiamo direttamente ammazzarlo così. Tac. A posto, abbiamo risolto la questione. Allora, colpetto, due colpetti. Sì, lei è orgogliosissima, ovviamente. Sei una testa dei minchia, scusa. Fammelo dire. Come cazzo ancora te lo chiedo, ti è venuto in mente di venire qua, mannaggia santa. In mezzo a tutti questi infetti e con la bufera. Adesso ci si mette pure la bufera, mannaggia santa. Ok. Allora, qua dietro ce n'è più di uno, ovviamente. Se riusciamo a fare stealth, ragazzi, direi di fare stealth, ma sono lenta da accovacciata. Quindi con questo ce l'abbiamo fatta. Ottima notizia. Tac, e via un altro. E allora, oh, là dietro ce ne sono due. Perlomeno a questa distanza riusciamo a percepirne soltanto due. Uno dei due di spalle, l'altro si sposterà? Sì, si sta spostando. Approfittiamo assolutamente del momento per intanto ammazzare questo silenziosamente. Vediamo se riusciamo a scamparla, ragazzi, a fare fuori anche l'altro in maniera stealth. Non so se sta tornando di qua, si sta allontanando. Credo si stia allontanando, però restiamo al coperto. Oh cazzo, c'è un altro di qua. E chi l'aveva visto? E chi l'aveva visto? E non so se farò in tempo. Non so se farò in tempo. Farò in tempo. Oh yes. Muori in fretta, muori veloce. Muori. Crack. Oddio, ma ha visto l'altro? Non mi di? Ha visto, dimmi che non va più. Ma ha visto, per la miseria. Aspetta, adesso che giro fa? Non mi di che... No, non te puoi distendere, non sei capace, no? Aspetta, problema risolto. Oh, che è? Come sta venendo ansia. Aspetta, guarda, famo così, direttamente. Allora, non colpendoli in testa, ragazzi. I colpi da utilizzare, ovviamente. Ma che siano finiti. Sono più di uno. Chiaro. Il tempo peggiora. Il tempo peggiora, decisamente. Abby, ma scusa, una domanda poi sorge spontanea. Come cacchio fai a tornare indietro? Però, anche questi sono dettagli. Allora, bene ragazzi, possiamo procedere di qua. Purtroppo l'ultimo ci ha dovuto scovare, anche se è l'ultimo istante, però vabbè. E andiamo. Infiliamo di qua. Ammazza che bufera. E queste? Orme di cavalli. Ok. Dov'è la pattuglia? La pattuglia sarà al coperto, bella mia. Di certo non se ne sta a spasso con sta bufera di neve in corso, insomma. Ok. Ci interrompono così la route di Abby. Ok. Di Abby, ho detto di Ellie, vabbè, in ogni caso di Abby. Perché adesso siamo tornati da Ellie. Andiamo? Certo. Di qua. Non ti perderò di vista, non ti preoccupare. Che belli cavalli, che belli. Ti manca stare con lui? Con Jesse? No! Dopo tutti quegli anni. Jesse è un grande e adoro i suoi. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. Okay. E com'è che non ne abbiamo mai parlato? Non lo so, forse mi sentivo... Anche Kat sembra un argomento tabù. Sì, perché...
In realtà non c'è molto da dire. Chi è Kat? Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Comincia a piacermi persino il tatuaggio. Oh, troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Ok. Smettila. Ok. Quindi è una storia che ha avuto Ellie. Ok. Puoi legare qui Shimmer. Perfetto, rilasciamo giustamente al coperto. Quindi dovremmo fare un pochettino di pulizie, non di primavera in questo caso, perché vuoi siamo più in inverno. Stai per indicarti la faccia? No, non così tanto spettacolare. Ah, giustamente. Ah, cavolo. Andiamo, scena. Che cosa? Cosa c'è di così spettacolare qua intorno? Oltre edifici abbandonati e infetti sbavanti. Oh. Concordo. È spettacolare. Che meraviglia. Panorama niente male. Wow. Sì, mi piace. Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Dai, vieni. Cazzo. Che c'ha Ellie? Bello, ragazzi. Bellissimo. Sarei qua, ragazzi, minuti e minuti ad ammirare questo panorama. Purtroppo non possiamo attualmente. Quindi ritorniamo dentro. Con chi facevi questa strada? Jesse? Eugene. Giusto. Ah, Eugene. Faceva troppo ridere. Eh già. Ok. Mi ha anche insegnato a smanettare con la roba elettrica. Vorrei arrivare a 73 anni così. Io vorrei arrivarci e basta. Vai, Dina, su. Forza. Minchia. Se li tengono bene al sicuro questi posti qua. Beh, fanno bene, giusto così. Ok. Tiriamoci su anche noi. E voilà. Oh. Tu guarda il posticino. Firmiamo. Che sì. Cos'era questo posto? Era una torre radio. Wow, tutto bello organizzato, eh? C'è niente da dire. Comunque, dove dobbiamo firmare? Qui? No. Mi sa proprio di no. Però qua possiamo prendere questa bella robetta. Usa i pezzi di recupero per potenziare le armi presso un banco da lavoro. Quindi stessa meccanica, ragazzi. Pezzi di recupero servono per i potenziamenti. Ovviamente presso i banchi da lavoro. Fantastico. Nessun quindi segno di infetti o non infetti, per quanto vale. Beh, questo conto è importante, no? Una tempesta a pochi chilometri. Ok. Leggi, vediamo un po'. Dina Eugene, Jess Astrid. Ok, scrivono praticamente tutto quello che fanno durante le ricognizioni e cosa trovano praticamente. Vedete, cadavere di una capra alla casa di riposo, dentro c'erano 3 infetti per esempio, 3 runner eliminati. Un runner lungo la strada principale, tutto ok, parecchia neve, tutto ok. Di qua invece, eliminati 3 runner, abbiamo trovato un cervo morto davanti alla torre, sembra sbranato ma non infetto. Violento temporale, fiume in piena, ok. Tipo un giornale di bordo tra molte virgolette. Abbiamo trovato tracce di passi, le abbiamo seguite fino a un piccolo accampamento. 2 adulti e un bambino bisognosi di cure mediche. Salteremo il prossimo avamposto per portarli subito in città. Ok, quindi anche se dovessero trovare delle persone da soccorrere, ovviamente le soccorrono. Tommy e Joel sono stati anche qua. E per il resto tutto ok. Va bene. Firma pure. Fatto. All clear, quindi tutto a posto in pratica, tutto ok. Così dovrebbe essere, sì. Quindi le ultime 3 volte, ragazzi, tutto ok in questa zona, quindi
Chissà. Vieni. Magari. Cosa c'è? Quel paese è l'ultima tappa. Guarda. Wow. È quel paese. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. Quello è un supermercato? Sì, è sulla strada per la città. Potrebbe essere una buona cosa di regola. Quindi non è che il posto che hanno visto Abby e il compare era questo. Quindi questa non è la cittadina dove stanno loro. Ok. Torniamo ai cavalli. Quindi magari... Oddio, cioè, non lo so, ragazzi. Fatto sta che loro hanno vari avamposti nel circondario. Senti, ma... Sono gli stessi vestiti di ieri. Sono puliti. Non ti giudico. Beh, siamo di pattuglia. Siamo qui per gli infetti, non è una sfilata. Stai bene comunque. E allora perché hai dovuto precisarlo? Non capisco. Vabbè, io vado, va. Scendiamo pure. Comunque, viviamo in un mondo post-apocalittico, cioè, in cui è ancora in corso una incredibile pandemia. Cioè, te metti a precisare sugli stessi vestiti di ieri, Tesoro mio. Non è che possiamo andare a comprare vestiti quando cacchio ci pare, eh? Va bene. Direi che possiamo andare. Per ora direi forse tutto fin troppo tranquillo, ragazzi, eh? Tutto fin troppo tranquillo. Non mi fido mai della troppa tranquillità. Andiamo, dai. Opla. Quindi adesso non ci resta di tornare indietro? Io spero di morire come Eugene. Per un ictus? No, di vecchiaia, dopo una lunga vita. Scherzi, beh, tutti no, lo vorrebbero. Sei troppo spericolata. Senti chi parla. Beh, probabilmente morirai di ipotermia per aver usato scarpe di tela sulla neve. Oggi ho gli scarponi. Che bello tutto. Ogni tanto, raga, c'ha sti lag. Non mi ricordo se anche su PS4 facesse così. Però... Non dovremmo controllare queste case? Sembrano a posto, ma se vuoi... Magari è rimasto qualcosa di utile. Beh, in effetti dovremmo... Dire che dovremmo dare un'occhiata. Fermate un po'! Dove cazzo vai, Dina? Scusa. Diamo un'occhiatina. Diamo un'occhiatina. Diamo un'occhiatina. Magari se mi fossi fermata proprio vicino a una casa sarebbe stato molto meglio, però. Cosa sai di questo posto? Uno dei tanti quartieri spopolati. Che gran novità. È difficile che gli infetti arrivino qui. Ne sei sicura? Li sul confine esterno. Vediamo un po'. È sempre comunque bene controllare, ragazzi. Questo cos'è? Oh. Oh, questa mi manca. È una delle tue carte dei supereroi, giusto? Ah, sì. Che figata. Belli sti dettagli, ragazzi. Che fai stasera? Pensavo di invitare Joel per un film. Oh. Ok. Avete fatto pace? Sì. Integratori consentono di apprendere nuove abilità. A Joel cosa piace? Curtis e Viper 2. È da parecchio che ce l'ho nel mirino. Oh, wow. Di solito guardiamo stupidi action anni 80. Lui ne va male. Oh no. Cosa? In realtà piacciono anche a me. Tu invece? Cosa fai più tardi? Qualcuno proponeva di uscire di nascosto. Con lo slittino. È un'idea carina. Già. E dopo ci vediamo? Ok. Magari dirti di no. Ti suono qualcosa. Ok. Ok, quindi ha imparato a suonare. Già glielo ha insegnato come le aveva promesso. Di che parla Curtis e Viper 2? Sono due ex comando che disertano per combattere i cattivi. In questo film se la prendono con delle specie di spie russe. Mi ispira molto di più di quanto credessi. Quello più giovane, Viper, è un super ninja. Uno con le palle. Ok. Quanti anni ha nel primo film? 10. Ah. Quanti film hanno fatto di questa serie? 4, direi. Gesù. Ah, cavolo. Joel ha visto l'ultimo al cinema.
Assurdo, vero? Già. Quando ancora si poteva andare al cinema. Secondo te qualcuno gira ancora dei film? Per forza. Che domanda. E chi te lo dice? Magari se la passano tutti come noi. Troppo impegnati a sopravvivere. Beh, io compongo canzoni. Se ci fosse una telecamera. Ehi, un attimo. Esistono dei pezzi originali di Ellie? Perché non mi hai mai suonato nulla? Beh, non lo so. Coraggio, voglio ascoltarne una stasera. Ci penso su. Va bene, allora è chiarissimo, raga, che a Dina interessi molto Ellie. Questo? Caro Babbo Natale, quest'anno ho fatto il bravo. Potresti portarmi un bel cannone grande grande? Mi servirebbe per proteggere mio papà quando va a cercare il cibo. Oh. O per difendere casa nostra dai mostri. Poi potrebbe tenermi compagnia quando mio papà si chiude in camera da letto. Minchia, raga. Questo è il suo aspetto. Potresti procurarmi anche un'arma. Mio padre sarebbe felice di vedermi più forte. Grazie di cuore, Eric. Oddio. Che cosa triste, raga. Comunque, allora, poco fa abbiamo trovato delle pillole e stiamo continuando a trovarne. Quindi servono, ovviamente, come nel primo, esattamente come nel primo, ragazzi, a migliorare le proprie abilità. Comunque. Intanto, allora, io credo... Allora, lì nella roulotte ho guardato. Vediamo un attimino se anche più indietro, ragazzi, è possibile entrare. Ma... allora, di qua non si può. Non si può. Noi siamo arrivati da qua. Vediamo un pochettino. Penso che queste qua, ragazzi, fossero le... le case esplorabili. Penso di averle setacciate tutte. Quindi i cavalli. Dove sono i cavalli? Oh, belli cavallini che ci seguono. Quanto sono bravi i cavallini. Vieni qua, bella. Vieni. Comunque, come sempre, ragazzi, il fattore esplorativo è importantissimo per poter trovare tutti i materiali che ci occorrono. Dina, intenzione di montare a cavallo? Ok. Direi di procedere. Possiamo andare avanti. Ovviamente dovremo notare se ci sono altre case esplorabili. Eh sì. Oddio, che è successo qua? Calma. Oh shit. Questa è un'alce. Non è un cerchio. Che pazzo. Sembra opera di un infetto. Quanti ne servono per sbranare un altro? Mamma mia, veramente enorme. Più di uno. Dove si sono nascosti? Cerchiamoli. Quindi il tutto ok. Un paio di palle. Allora, per cambiare equipaggiamento, come sempre, ragazzi, premi R1 per cambiare arma velocemente. Ok, questo non me lo ricordavo. Bene che il tutorial me lo abbia ricordato. Oddio. Li sento all'interno. Sono là dentro. Ma dobbiamo occuparcene per forza? E magari ce li ha chiusi qualcuno. Come entriamo noi? Ma ce ne dobbiamo occupare veramente per forza? Temo che... ci sono. Di qua. Dovremmo entrare da qui. Allora, prepariamoci, ragazzi, perché... mi sa che la situazione è abbastanza... runner. Greve. Oddio. Questo lo possiamo ammazzare così, vero? Sì. Oddio. Abby usa le braccia, ragazzi, e spezza colli. Ovviamente noi abbiamo le braccia meno muscolose. Andato. Dobbiamo usare i coltelli. Uno in meno. Sì, per fortuna. Proviamo. Però a girare dietro al supermercato. Non era da solo. Ovviamente. Qua possiamo aprire. È chiusa. È bloccata, no, non possiamo fare niente. Quindi in genere le porte chiuse si possono aprire dall'altro lato. Ok, quindi se dovessimo riuscire a raggirarla, dovremmo poterla aprire forse. Però sarebbe da vedere. Piano! Lancia veloce. Ok, R2. Aggredisci. In faccia, ok. In testa sempre, Ellie, mamma mia. Stai bene?
Sì. Aggredisci i nemici storditi per infliggere danni elevati. Ok, quindi se li si stordisce. Come è entrato quel runner? Ce l'ha fatto entrare qualcuno, è chiaro. Cioè, nel senso, voglio dire, qual se non sono capaci. Di infetti uccisi in una pattuglia. Penso che risalga un annetto fa. Ero fuori con Joel. Sono arrivata a una decina. Mazza, ho detto niente. Io 20 una volta. Porca vacca. In gruppo. Cazzo. Comunque, questo posto è devastato. E quindi stavo a dire, se loro non sono intelligenti, ovviamente, come hanno fatto a entrare e a restare chiusi qua dentro? È chiaro che ce li ha messi qualcuno. Cioè, penso che sia una cosa abbastanza logica, ragazzi, se uno ci si mette a ragionare al secondo. Comunque, allora, qua non c'è altro. E dobbiamo andare. Dobbiamo uscire di qua, quindi, da questa finestrella. Andiamo. Dina, di qua. Cosa c'è là altri fuori? Rari. Sono due, guarda, uno per me e uno per te, che ne dici? Uno a testa? Facciamo piano. Sì, è quello che voglio provare a fare. Quello che voglio provare a fare. Vieni qua. Ok, subito. Ok. Benissimo. Dina ha fatto. Perfetto. Ma sento altre presenze, raga. Oddio. Facciamo piano sempre. Cerchiamo di sfruttare il più possibile lo stealth, ragazzi, per quanto sia difficile a volte, ma è così. Le munizioni di sicuro non saranno tantissime. Ricordiamoci che sto giocando a intermedio e la scritta all'inizio diceva che le munizioni sarebbero state limitate. Quindi bisogna stare attenti a non rischiare troppo, ragazzi. Quindi, allora io aspetterei che si muova di nuovo. Dina, però mi fai fa tutta a me, tesoro, non vorrei dire, ma andiamo. Potresti pure ammazzare quell'altro intanto che io ammazzo questo, no? Ecco, brava, bravissima. Ok. Allora, qua abbiamo fatto. C'è qualcosa di utile, c'è di sicuro qualcosa qua intorno. Sono finiti. Allora, mattone, sì. Però non ci serve. A quanto pare. Mi sa che non c'è un cazzo, restano ragazzi. Quelli dentro il supermarket. Continuiamo a girare. Pure. Un'entrata salterà fuori. Comunque non c'è assolutamente nulla. Solo questo ha rilasciato due colpi per pistola. E va bene così. Quindi andiamo di qua. Qua c'è altro, no? Ah, oddio. Lei è lì in piedi tranquilla. Io ero qua che andavo giù di stealth. Allora, dentro il supermarket. Quindi dove dobbiamo andare? Ellie, fammi salire. Voglio dare un'occhiata. Ok, sei qua. Va bene. Ma ha risposto da solo. Vedete, ragazzi? Io faccio le domande e i giochi mi danno le risposte. Perfetto. Vadi, signora, vadi. E mi facci sapere. Lì è crollato un pezzo di tetto. Ok. Vieni. Mi prendi tu? Arrivo, eh? Grazie. Ok. Guarda. Visto? Quindi dovremmo entrare da lì. Cerchiamo di arrivare lassù. Va bene, un modo lo troveremo di sicuro. Quindi scendiamo un attimo di qua. Dobbiamo passare qua sotto. Immagino qui proprio sotto. Sì. Perfetto. E sicuramente, ragazzi, non sarà una passeggiata. Perché se ce n'era. Ah! Ah, oddio! Dina! Ellie, tutto bene? Sì. Solo una botta. Cerca di morire di vecchiaia e non di infezione. Non mi va a spararti. Mi sono cagata addosso. Come non di infezione? Ci sto. Bene. Ma non lo sanno che lei è immune, tipo da quando è nata? Non lo sanno, vabbè. A parte tutto, mi sono cagata solo addosso. Dettagli pure quelli. Mi dovrò cambiare le mutande. Se ieri se le era tenute, mi sa che... Che stavolta sarà costretta a cambiarle. Comunque, a vita non sono messa in granché, mi sa. Però dobbiamo passare per forza di qua. Per accendere e spegnere la torcia. Sì, lo so. R3, lo sappiamo.
Cosa dice questo foglio? Vediamo un po'. Signora, mi dispiace per l'accaduto, lo giuro su Dio. Non volevo farle del male, non volevo prendere altro dal suo negozio a parte le medicine. Suo marito mi è saltato addosso, che potevo fare? E mia sorellina non si sente più i piedi, mi serviva l'insulina. Non se ne trova più in giro, che alternativa avevo? Spero che sopravviva, mi dispiace tanto. Che tristi, regà, ste cose. Ho trovato niente di utile. No. Il bottino non è male. Ottimo. Aspetta, aspetta, bottino. C'è stata un'altra pillola qua. Ok. Che tristi ste vicende, ragazzi. Cioè, perché sono comunque cose che potrebbero essere potenzialmente reali. Quindi le persone poi, spinte dalla disperazione, ovviamente, ragazzi, cioè, fanno di tutto. Allora, io sono entrata da qua, però. Aspetta. Non possiamo andare da qui? No, di qua è tutto bloccato, se non sbaglio. No, di qua non si va. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo entrare da fuori? Vediamo un po', adesso ci facciamo i nostri calcoli, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, forse da qua possiamo salire. Aspetta, forse sì. Esatto, possiamo salire anche di qua. Saltare fino a qui. Ottimo. Da questa parte. Entrare esattamente dal cratere che aveva notato Dina. Opla. Sono dentro. Sono arrivata, che voi siate pronti o no. Anch'io. Eh sì, c'è qualcosa di utile qui. Adesso vediamo se c'è qualcosa di utile. Ok. Scusa. Mamma mia, che dramma per spostarsi. Allora, questo lo possiamo spingere? Cioè, sarebbe interessante poter aprire la porta e spingere qua. Allora, qua. Che altro abbiamo? Oh, dell'alcol, finalmente. Ehi, una bottiglia di alcol. E degli stracci. Tieni, datti una pulita. Ah sì, perché sei insozzata. Quindi, formula sbloccata, kit medico. E qui, ragazzi, appunto, abbiamo il nostro crafting. Creiamo questo kit. Adesso lo dobbiamo usare, sì. Ce lo fanno usare, comunque, sì. Anche perché eravamo abbastanza messi male. E quindi lei automaticamente va lì e spinge il carrellino. Qui ci sono spore. Ottimo. La maschera. Ecco. Loro non lo sanno. Non lo sanno. Perché mi ricordo che Joel aveva detto, l'ho vista respirare tante di quelle spore da uccidere, che ne so, tipo, boh, l'umanità intera fra un po'. E invece lei qui si mette la maschera. Ricorda, non voglio doverti sparare in testa. Come sei dolce. Va bene. Immagino che quindi qui ci troveremo di fronte a dei clicker. Sono qui da parecchio a giudicare dalle spore. Mamma mia, regà. Fa attenzione agli infetti anziani. Sì. Gli infetti anziani? In che senso? Siamo sempre... Li vediamo lì col bastone, la dentiera, e robe simili. Non siamo sopra. Materiali sono disponibili in unità. Piano terra. Per creare un oggetto servono materiali completi. E va bene. Comunque, continuiamo a esplorare. Prendiamo tutto. Di qua mi sa che non si va più da nessuna parte. Abbiamo preso quello che si poteva prendere. Che facciamo quindi? Ah, si passa di qua. Fantastico. Mercato di Green Place, impiegato del mese. Fantastico anche questo. Allora, infetti anziani? Siamo per caso nel reparto geriatria, siete qua? Apriamo un po' sti cassetti. Oh, bello, un bel colpo per fucile. Questo foglio cosa dice? Ehi Christian, la roba buona è in cassaforte. La combinazione è la data in cui il mio cucciolone è stato eletto impiegato del mese. Non vendere o dare via niente. E per i momenti di magra, chiaro, riguardati Mina. Quindi, impiegato del mese. E c'era proprio qua il cartello, proprio qua dietro. Adesso andiamo a vedere, ragazzi. Impiegato del mese, in che momento? 2013. Quindi sarà questo? In cui il mio cucciolone... Aspetta però, perché ci stanno diverse date comunque. Ah, il mio cucciolone, eccolo qua. Luglio 2013. Quindi sarebbe 072013. Tutti questi numeri. Mamma mia. Allora, 072013. Vediamo. Ok. Cazzo. Ok, signori.
Mazza, allora, bel po' di robetta, tante pillolette, alcol, possiedi 33 integratori, premi per aprire il menu dei potenziamenti. Ecco qua, allora, che possiamo fare? Possiamo migliorare questo, incrementare la velocità di movimento in modalità di ascolto. Questo potrebbe essere utile, quindi apprendiamolo, anche perché mi sa che era l'unica cosa che potevamo fare attualmente. E quindi va bene, ci hanno dato un bel bottino, ottima notizia. Continuo a non capire perché cazzo siamo dovuti entrare qua a prenderci spore, bava di infetti e tutto il resto. Ok, stracci. Niente, il niente. E qua dentro? Pillolette. Va bene, si procede di qua, ragazzi. Triste ma vero. Oh cavolo! Mannaggia santa, mannaggia. Ah! Spara, spara. Ah, non le vede. Ah! Ah! Aiuto. Elimina furtivamente Clicker con il coltello a serramanico. Avvicinati in silenzio e premi triangolo per afferrarli. Muovi leggermente per spostarti in silenzio. Quindi non dobbiamo fare assolutamente rumore, ragazzi, perché questi si accorgono del minimo movimento. Mamma che ansia, raga, i Clicker. Allora, non so se mi mettono più ansia i Clicker o i runner, sinceramente. Un po' entrambi, comunque. Famo piano. Ti prendo. Ok. E uno almeno è andato. Mamma mia. L'altro qua dietro. Stia buono, signore. Si agiti. Qualsiasi cosa verrà fatta sarà fatta per il suo bene. Ok. Anche ammazzarla così. Ok. Fantastico. Ce n'è qualcun altro? C'è chi mi danno i brividi. Pensiamo a ripulire il resto dell'edificio. Vedi, che ci tocca questa cosa ingrata? Questa cosa ingrata, porca vacca. Che palle. Oh, va bene. Ah, qua ci sarà di sicuro qualcosa che ci può servire, no? Sembrerebbe proprio di no. Nonostante ci sia della roba su sti scaffali, non ci permettono di portare nulla via con noi. Va bene, andiamo allora. Aspetta, sì, entriamo da qua, da dove? Allora, dove dobbiamo andare? È lì, la porta. Ah, mi aiuti? È là in fondo, arrivo, scusa. Ah, m'era passata proprio, non l'avevo proprio con vista, ragazzi. Eh sì, con le gambe, con la testa, perché? Cioè, non l'avevo vista dietro a st'armadio così buttato. Ok, questo era un posto riservato ai soli impiegati della farmacia. Impiegati, commessi. Accetto sempre i regali. Ma certo, a chi non piacciono i regali, dai. Ah, pillolette, straccetti. Che? Oh! Tieni. Grazie. Una bella Molotov. Ci piace. Le Molotov appiccano il fuoco in un'area. Tieni punta L2 per mirare, R2 per lanciare. Attenzione. Fantastico. Lo so bene. Certo. Ok, abbiamo sbloccato anche la formula, ragazzi. Però prendiamo un po' tutto prima di andare avanti. Altro alcol. Fantastico, ci toccherà ovviamente entrare da quella finestra. Allora ragazzi, direi che per oggi abbiamo fatto un bel po' di strada con Abby. Non siamo ancora arrivati al momento cruciale, quindi penso sia meglio così, ragazzi, perché seriamente non mi ricordo quando avverrà il fattaccio, quindi sarà abbastanza inaspettato più o meno. Intanto ci siamo ritrovati in una situazione di merda con Dina e Ellie, perché siamo partiti che è tutto ok, tutto pulito, e mo siamo nella merda fino al collo, ragazzi, fino a oltre la cima dei capelli, oserei dire. Quindi dobbiamo vedere se riusciamo a ripulire come si deve questo posto. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.